le genti d'Abruzzo a Pescara in Piazza Salotto per ricordare il San Giovanni. Certo. Franca Minucci. Certo, l'Astra, la nostra associazione, ha deciso questa volta di venire nel cuore della città per poter incontrare questo pubblico che, come vedete, è numerosissimo, per questo grande abbraccio che volevamo dare in una giornata, in una notte, perché poi siamo stati qui da questa mattina presto, dalle 5 di questa mattina, che è magica, ed è magica per tanti motivi. San Giovanni, quindi, è il giorno del solstizio d'estate, ma ha tanti altri valori, quindi siamo qui a fare i rituali della nostra antica gente, insieme a tutto questo grande popolo che si avvicina e si accosta alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. Un ringraziamento particolare non soltanto all'associazione ASTA, di cui sono vicepresidente, alla presidente assolutamente Adriana Gandolfi, e alla fondazione appunto del Museo delle Genti d'Abruzzo. Anche il Vate, anche Gabriele D'Annunzio teneva particolarmente a questo giorno. Eh sì, ha ambientato in questo giorno la fila di Orio, non è un caso, ed è proprio nella giornata di oggi, che nel 1904, il giorno di San Giovanni, che D'Annunzio era a Pescara, quindi anche per noi è un anniversario questo. Era a Pescara perché portò qui la sua opera, la fila di Orio, che andò in scena nella serata di oggi, della giornata di oggi, quindi del giorno di San Giovanni, al Marruccino, e quindi è per noi anche un ulteriore motivo di soddisfazione e di festa. Tradizioni che devono essere soprattutto sottolineate a beneficio dei più giovani. Sì, a beneficio dei più giovani, perché non possiamo dimenticare le nostre radici, e che veniamo da una cultura che è quella agropastorale, che appartiene a noi tutti e nella quale dobbiamo riconoscerci, e quindi sicuramente.